A 18 anni frequenta l'Istituto Professionale Olivetti ed è il primo vincitore di un posto al getto. Il fanese Alessandro Cardinali è il primo fortunato che avrà la possibilità di salire su un carro del Carnevale di Fano durante una delle sfilate, in programma per il 24 e 31 gennaio e 7 febbraio prossimi. L'estrazione è avvenuta in diretta durante il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, alla presenza del notaio Dario Colangeli, il direttivo della Carnevalesca e Fabio Cavazzoni dell'omonima pasticceria. Contattato telefonicamente Alessandro, ancora incredulo, ci ha raggiunti all'istante. Alessandro, che cosa stavi facendo mentre ti hanno telefonato? Stavo guardando Fano TV e sono rimasto sorpreso della notizia. Poi dopo ho visto la chiamata e ho dovuto rispondere. Tu lo aspettavi? No, assolutamente no. Sei già stato sui carri a lanciare caramelle? Sì. Quando? Tante volte. Diversi anni fa, tipo 4-5 anni fa. Ecco, per tutti coloro che non hanno avuto ancora questa possibilità e questa fortuna di salire sui carri, che cosa si prova? Beh, sì, sinceramente ero più piccolo e mi divertivo molto. Poi dopo, man mano che crescevo, ho detto dai, no, io sul carro non ci voglio andare più, voglio divertirmi con i miei amici, sono rimasto sotto. Adesso non lo so. Buon carnevale! Grazie, altrettanto. Cardinali è stato estratto tra i primi 300 fanesi che hanno deciso di diventare soci dell'ente, ma per i tesserati ci sono ancora diverse occasioni. Non so quanto sarà la prossima puntata, ma andremo sempre in diretta su Fano TV. L'estrazione è abbinato appunto al posto getto. E quelli che hanno già i primi appunto 300 che hanno aderito sono chiaramente i più privilegiati, perché parteciperanno a tutte le estrazioni, come poi farà gli altri 300, che sommati faranno 600, poi arriveremo a 900, poi a 1200 e vogliamo arrivare a 2000. Ad oggi i soci sono già più di 500 e sarà possibile tesserarsi al costo di 10 euro anche nelle giornate di sabato e domenica nella sede della piazza Andrea Costa o all'infopoint di piazza 20 settembre. Oltre a sostenere il carnevale si avrà la possibilità di ottenere sconti e regali, come i panettoni preparati dai fratelli Cavazzoni. Fabio giovedì sera ha annunciato un'ulteriore novità. 5 euro di sconto per chi si recherà presso il Caffè Centrale e il Caffè Cristallo su tutti i panettoni. Quest'anno collaboriamo con il nostro panettone, che è uno dei prodotti più apprezzati, i nostri più apprezzati. Lo facciamo nella versione classica, lo facciamo con un tocco di modernità, con la farina integrale e frutti di bosco, col cioccolato bianco e la marena. Sta andando molto molto bene. E invece i vicepresidenti dell'ente carnevalesca, Alessandro Leonelli e Nino Bonazzelli, lanciano un'idea ai fanesi. Se non sapete cosa regalare a Natale, cosa c'è di meglio di investire 10 euro nelle tradizioni di Fano? A chi regaliamo questa tessera? Dunque, io direi intanto agli amici e conoscenti e chi ci sta vicino più cari, ma invece può essere un'idea buona regalarla a chi non c'è caro. Amici, nemici, gente che non si frequenta più, e può essere un'idea buona, ti do la testa del carnevale, chissà che non possa essere un riavvicinamento di persone e l'amicizia ritorna fuori, anche perché in tema di carnevale ogni scherzo vale, può essere un bello scherzo di Natale. Da sabato scenderanno in campo anche le associazioni che, come di consueto, inizieranno la distribuzione dei biglietti della lotteria. Tra i primi una Uber Car, biciclette, gioielli e buoni spesa. Con questi 2,50 euro aiutate il carnevale, aiutate la vostra associazione e tutti insieme aiutiamo la mensa di San Paterniano. Buon Natale e, perché no, con la lotteria del carnevale.